Buongiorno, buongiorno a tutti anche da parte mia, bentrovati con Metropolis e buona festa a tutte le donne che ci stanno seguendo e a te Adriana Santacroce, buongiorno. Buon pomeriggio a tutti, io sono gialla come una mimosa. Mamma, che meraviglia. E come la mimosa che abbiamo lì. Ah sì, ecco, anzi ringraziamo che il fiorista Corda che ci ha omaggiato di questa bellissima mimosa che condividiamo a nostra volta. Esatto, e che condivideremo tutto il giorno con tutti i nostri programmi. Allora, non pensate che si parli di donne in modo astratto, oggi lo facciamo in maniera molto concreta partendo da questo titolo che è un confronto tra Schlein e Meloni, due modelli contrapposti non solo di fare politica ma anche di vivere proprio la quotidianità, no? E tra l'altro dobbiamo anche ricordare che entrambe si sono definite underdog, ovvero le sfavorite, coloro che non nessuno aveva visto arrivare, quindi sicuramente sarà argomento di questa puntata che vede anche le donne al centro da degli eventi del territorio. Allora saluto e ringrazio la giornalista e attivista Laura De Benedetti in collegamento con noi da un evento speciale. Buongiorno Laura. Buongiorno Stefania. Ciao. Sono a qui a Lodi, allo stadio della Dossenina, insieme ad Anna Corsini della rete scolastica Non Sei Da Sola. Sì. E ad Angelica Montaperto. Sì. 14 anni, gioca in Serie A nel Milan. Fantastica. E stamattina ha preso parte a questo primo unitevi un po' che ti vediamo poco, unitevi un po' tra di voi, sì, abbracciatevi un po', abbracciate, ecco. Così, ok. In Serie A, complimenti. In Serie A, sì. E volevo solo dire, ricordare appunto questo Memorial Boccalini, la prima volta che si gioca è proprio l'8 marzo, perché le sorelle Boccalini di Lodi, che erano Giovanna come commissaria e poi le sorelle Luisa, Marta e Rosetta, fondarono la prima società calcistica riconosciuta dal CONI. Era il 1933. Ecco, abbiamo qualche immagine delle Boccalini, così le vediamo anche insieme. Questo è l'evento di questa mattina con tutte le calciatrici, ma vediamo appunto le immagini d'epoca, no? Che voi avete condiviso proprio su queste sorelle che ci stavi dicendo hanno fatto una sorta di rivoluzione, no? Esatto, una grande emancipazione, perché all'epoca era praticamente impensabile per le ragazze giocare a calcio. E loro non si limitarono a giocare, non so, di nascosto in un cortile, ma volevano proprio avere una squadra, fecero domanda al CONI e ottennero il permesso, anche se con alcune limitazioni non da poco. Dovevano giocare con la gonna sotto il ginocchio invece che con i calzoncini, dovevano giocare a porte chiuse, non potevano entrare assolutamente gli uomini. Dovevano avere un portiere maschio e che fosse un ragazzino, non un uomo, e dove hanno dovuto anche sottoporsi a una visita ginecologica, perché il regime all'epoca temeva che poi non potessero diventare madri, e quindi questa era la loro preoccupazione, per questo anche non fare le portiere. Ecco, Laura, i tempi sono cambiati, abbiamo un esempio accanto a te di calciatrice che vive invece il calcio in maniera attuale, alla quale ti chiederei proprio di chiedere se oggi si sente se stessa nel ruolo di calciatrice, visto che il calcio è ancora tutto sommato uno sport ancora seguito e visto ma anche giocato tanto dagli uomini. Certo, sì, gliela stavo appunto chiedendo prima ad Angelica com'è essere calciatrici oggi, 90 anni dopo le Boccalini, com'è? Sicuramente è più bello rispetto a prima, ci sono molti più vantaggi, però ancora rispetto al maschile è meno sviluppato, ma sicuramente tra qualche anno si svilupperà ancora di più. Infatti è diventato professionista da un anno, qualche mese, cioè da quest'estate.
E giocando nel Milan, comunque, una bellissima società e mi trovo bene. Ecco, ma io guardo spesso sì, i social. Però, diciamo che rispetto al passato, quei problemi non ci sono più. Non ci sono più, però ogni tanto vengono prese in giro sul web le calciatrici donne. Mi chiedeva se ogni tanto venite prese in giro, specialmente sui social, perché siete calciatrici. No, ormai no, non più. Ok. Allora diciamo che il tuo progetto da attivista sta andando nella direzione giusta. Assolutamente. Prima di salutarti, quali sono i prossimi step? I prossimi step saranno fare un'altra partita, quella mai giocata, intorno al 25 aprile con l'Alessandria, perché queste ragazze giocarono, disputarono diverse partite, poi alla prima trasferta, appunto, dovevano andare a giocare ad Alessandria, vennero fermate dal regime fascista e poi praticamente non poterono più giocare. E quindi vogliamo organizzare in occasione dell'anniversario della liberazione questa partita di liberazione, no? Di queste ragazze che tornano a giocare proprio con un gruppo di Lodi con l'Alessandria. In questo ci aiuta Anna Corsini, appunto, della rete scolastica, che ci aiuta a trovare le squadre, e poi insomma ci sono un gruppo di associazioni e di squadre sportive che ci stanno supportando in questo progetto. Fantastico, grazie mille, buon proseguimento. Possiamo far vedere intanto le ragazze assolutamente, che giocano. Assolutamente, grazie. Il torneo sta finendo, grazie a voi, buona giornata Stefania. Un saluto a Laura De Benedetti, appunto giornalista attivista, avremo modo anche poi in futuro di approfondire quelle che sono le loro attività, perché ci sono tantissime cose che vorrei chiederle, tra cui questa, che però inizio a discuterne qua con te. Visto che sono qua in carne e ossa. Visto che sei qua in carne e ossa, no, poi lei ci dà sicuramente la visione da attivista, no? Certo. Noi vogliamo sapere però il parere anche di chi utilizza tutti i giorni nel vocabolario termini maschili e femminili. Certo. E allora partiamo da un confronto proprio base, no? Sì. Tra Meloni e Schlein. Meloni chiede di essere chiamata il premier, sì, in modo comunque ancora maschile, e la Schlein la segretaria, sì, no, del partito. Sì. C'è già un modo di porsi molto diverso, e c'è, sì, chi ne vede una questione proprio ideologica. Ma perché credo che una certa parte della sinistra aveva insistito molto, ti ricordi quando volevano cambiare, addirittura la Boldrini voleva far cambiare l'intestazione della carta alla Camera dei Deputati, anche a Milano abbiamo le assessore che ci tengono a declinare il termine al femminile. È diventata un po' una bandiera della sinistra questa di declinare il termine, la qualifica al femminile, e forse la Meloni ha voluto rispondere dicendo io sono il premier, proprio per dire non faccio parte di quel gruppo ideologico. Poi c'è da dire che quando l'hanno contestata su questo ha detto chiamatemi come vi pare anche Giorgia, che va bene lo stesso. Sì, quindi, quello è abbastanza concreta. Sì, alla fine la cosa si è concretizzata, quindi, però è vero che il declinare al femminile è stata una battaglia di sinistra, questo sicuramente. Ecco, se pensiamo anche al Consiglio Comunale di Milano, dove le consigliere avevano addirittura staccato le targhette, cambiate, sì, spendendoci anche dei soldi, proprio perché la battaglia anche di genere è quella che viviamo tutti i giorni. Vi leggo anche un comunicato che mi è appena arrivato dall'ufficio stampa di Sinistra Italiana, che hanno fatto nascere oggi una rete di donne di Sinistra Italiana, cioè un coordinamento praticamente che è finalizzato a vivere il mondo della politica attraverso uno sguardo femminile, e c'è un attacco proprio verso Giorgia Meloni, sì, da parte di Elena Comelli, che è la coordinatrice. Dice: non è una data scelta a caso quella di oggi, è la giornata della donna, in cui nel 2023 c'è un presidente del Consiglio donna che chiede di essere definita al maschile, confermando nei fatti e nelle parole che non basta rappresentare i diritti delle donne per appunto... Ma a me sembra proprio una battaglia, scusami, sì, dire, oggi faccio l'ospite e posso dire quello che penso, a me sembra una battaglia veramente di retroguardia, a parte il fatto che la Meloni poi aveva detto ma sì, chiamatevi come vi pare, non è che io, da quello che ho capito io, sì, io non è che sono una sostenitrice particolarmente, no, di nessuno della Meloni, ma quando lei dice voglio essere chiamata il premier, non è che dice voglio il maschile, dice non voglio il femminile, voglio
perché il termine il premier è sempre stato, secondo me, ritenuto né maschile né femminile, ecco. Ecco, allora, non ne farei una questione epocale, ecco, i problemi sono altri. Sì, allora, i problemi sicuramente, questi, no, qui hai fatto proprio l'ospite, i problemi sono sì, altri. No, però è vero che, insomma, lei anche nell'abbigliamento, guardando proprio, sì, cioè, tu dirai i problemi sono altri, però nell'abbigliamento poi per essere presa tra virgolette sul serio ha dovuto anche vestirsi in una maniera diversa, cioè, prima era più colorata, no? Era sì, più si metteva anche i vestiti, adesso l'ho sempre vista col tailleur, con i pantaloni, però anche quella secondo me è una questione sua personale, forse si sente più a suo agio così, cioè io mi ricordo Michelle Obama, sì, che era una donna di potere, si metteva i vestiti tacchi alti, era la moglie, non era lei, certo, la presidente, però non, io non ci vedo una questione così ideologica come ci vede qualcun altro, ecco, cioè, perché secondo te dovrebbe mettersi un vestito? Ma allora diciamo che la per battaglia la sua femminilità vorrebbe proprio che una donna può essere bionda col tacco a spillo, sì, ed però, essere presa sul serio. Sì, ma Elie Schlein non mi sembra che si metta questi vestiti coi tacchi a spillo. No, questo no. Elie Schlein l'ho sempre vista coi pantaloni e anzi con anche meno cura di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, sì, si veste di Armani, si mette i completi. La Schlein ha un abbigliamento più di sinistra, alternativo, sì, quindi non mi sembra, le abbiamo tutte e due, nessuna delle due si mette i tubini neri. Ecco, però guarda che ha parlato la Schlein e ha detto: la discriminazione si combatte con norme sulla parità di genere, ma anche con un grande lavoro culturale. Sicuramente dal punto di vista poi della cultura c'è molto ancora di cui parlare. Nel mentre è arrivata lei Sabina Negri, ben trovata. La donna per antonomasia, che meraviglia, guarda, arrivare qua è una primavera. Però ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta, ma è bello tutto. Questo no, spieghiamo ai nostri amici della casa: l'ingresso di Telenova è un po' complesso. Ci sono due porte e quindi ogni tanto qualcuno si perde, però poi alla fine arrivate tutti. No, ma la cosa che mi fa ridere è che io suonavo un campanello, evidentemente sbagliato, con scritto regia redazione, e diceva: sono inesistenti. Dicevo: ma no, ma manchi perché amato. Sembrava di essere un film tipo Missione, sì, Impossibile, no, dicevo, ai confini della realtà. Io ci ho pensato, a un certo punto mi stava facendo una candy e lì devo cadere, lì calcare. Senti, Sabina, tu buongiorno, sei autrice, sceneggiatrice, autore e sceneggiatore, no? Perché allora, qua stavamo già declinare. Allora, io sono autrice e guarda, scrivo principalmente per il teatro e quindi è una parola anche un po' brutta che si chiama drammaturgia, che vuol dire dramma. In realtà io non scrivo solo drammi. Sì, ma sei drammaturga al femminile o al maschile? Drammaturga. E autrice o autore? Autrice. A me il femminile piace, cosa volete che vi dica? Sono innamorata del femminile. No, perché c'è chi sta criticando la Meloni che si definisce il premier, no? Ma infatti un pochino mi è dispiaciuto, perché mi sarebbe piaciuta quella svolta lì, perché poi quando vedi questa donnina in capo con questi omoni, che tra cui anche il mio ex marito, che sono lì che svoltano, sì, e lei adesso tutti si chiederanno chi è il tuo ex marito, chi non lo sa. Ma tu lo sai che noi dobbiamo dirlo? Sì, se no si crea il giallo. Lo diciamo dopo la pubblicità. Vediamo se qualcuno lo indovina. Dopo la pubblicità vi diremo anche che cosa hanno in comune Schlein e Meloni, a tra poco. Rieccoci allora con grande gioia che mi faccio i fatti della nostra ospite. Beh, un po' di gossip sempre non guasta. Certo, mi piace sempre farmi i fatti degli altri. Cara Sabina, guarda cosa ti ho tirato fuori nel nostro iPad, la tua foto col tuo ex marito. Vediamo se da casa lo riconosco. Sabina, poi c'è Mossi. Vediamo, lo vedi l'iPad, regia? Ecco, vabbè, diamo un indizio. Inizia con la C e sì, finisce con la I, finisce Oli, Cioli. È una telefonata. È stato un esponente importantissimo della Lega e attualmente siede ai banchi del governo. Va bene, quindi dopo ve lo faremo vedere. Rimanete con noi. Nel mentre c'è un servizio dove vi facciamo vedere che cosa finalmente. Ecco la foto, comune. Forse è pronta. È pronta? Vediamola. Paura, vedi. Eccola.
rimpiangere il passato. Guarda, guarda, ma come stavamo bene. Eri bellissima, bene. Ma cioè, sei migliorata. Sai che lo stavo dicendo anch'io, dai, che mi piaci di più adesso. Ma no, eri bellissima, ma sei anche... A me piace adesso. Più adesso. Bene. Grazie ragazzi, proprio per la festa delle donne un buon messaggio. Sì, certo, che gli anni come siamo, e quello come di vino. Fianco non era sposata Sabina, con siamo come il vino. Sì. Lei è giovane, ma lei deve raggiungerci e non ce la farà. No. No, volevo spiegare che non era sposata con Bossi, ma con Calderoli. Ah sì, certo. No, con certo, Calderoli, certo. Che adesso fa il ministro dell'autonomia. Dell'autonomia, quindi darà indipendenza alle regioni, ma chi lo sa? Chi lo sa, se la Meloni gliela permetterà. Sì, sai, il primo momento è sempre turbolento, ma poi basta, anche perché siamo stati insieme 13 anni, ragazzi, cioè veramente un record. Ma sì, con questo 15, non calcolate quanti anni ho. Basta. No, infatti, non dare più informazioni. Avete 15, potreste averne 30. Dai, vediamo anche appunto queste parole molto simili che hanno rilasciato sia Meloni prima nella sua elezione, poi la Schlein le ha ribadite successivamente la Meloni, ed è esatto, una delle cose in comune che loro hanno, ma che secondo me hanno anche tante donne comuni che non si occupano di politica. Vediamo. Mi sono immensamente grata, perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti vedono arrivare. E noi dobbiamo essere consapevoli di questo vantaggio, purché non siamo vittime di quel pregiudizio. Ecco, c'è un pregiudizio che però possiamo trasformare a nostro favore e renderlo proprio un vantaggio. Cioè, è vero che le donne non le vedono arrivare, Sabina? È vero che hanno un complesso di superiorità gli uomini, e quindi che equivale al loro complesso di inferiorità. Ecco. E quindi si cercano di non vederle. In realtà le donne però si fanno rispettare. Se non si fanno rispettare sul lavoro, si fanno rispettare all'interno della casa, perché adesso non tutte lavorano, eccetera. È vero che bisogna sgomitare di più. Io, se fossi stato un uomo e avessi avuto tutti i vantaggi che loro avevano a priori, avrei rifatto la storia. Invece sono ancora lì che litigano su delle banalità. Quindi ti dico, nella rincorsa li abbiamo raggiunti, tra poco li superiamo, ma è logico. Ti faccio una domanda cattiva invece, Adriana, nel senso, siamo sicuri che invece non ce lo fanno credere a volte? E ti faccio l'esempio di Schlein e Meloni. Cioè, effettivamente, quando dopo l'elezione di Schlein, al di là dell'entusiasmo iniziale, del fatto che era la sfavorita e che sì, poi ha battuto Bonaccini, si è detto, ma chi c'è veramente dietro la Schlein? C'è ancora la vecchia politica, sì, fatta da uomini, quindi cioè, non è che ce lo fanno credere, ma poi no, ce la sogniamo, ce la cantiamo. No, ma credo che questa cosa, chi c'è veramente dietro la Schlein, non sia dovuta al fatto che lei è una donna, ma sia dovuta al fatto che appunto era stata un underdog, era stata un po' sotto traccia, è partita come la sfavorita, è diventata famosa perché era andata a beccare Salvini una volta dicendogli, ma perché tu non c'eri quando si parlava della convenzione di Dublino? E da lì poi è partita poco alla volta come la Meloni aveva, sì, 4%. Quindi non credo che sia quello il problema. A me è piaciuto molto che l'ha detto prima la Schlein, ma poi l'ha ripetuto la Meloni, e il fatto che Giorgia Meloni, donna di destra, abbia ripetuto un concetto detto dalla sua principale avversaria di sinistra, secondo me è un atto di cortesia istituzionale e di... bellissimo, mi è piaciuto molto. Ecco, poi questo, vedi, anche questo gli uomini non lo farebbero mai, perché naturalmente si devono forse non lo farebbero sempre, mai. Guardate cos'è appena uscito. Schlein su Meloni: intendiamo la politica e la leadership diversamente, ma non escludo la collaborazione.
Bellissimo. E poi c'è da dire che Meloni aveva telefonato a Schlein il giorno delle elezioni, no? Per farle le congratulazioni. Ora non pensiamo che finirà a tarallucci e vino, no, certo, perché si faranno la guerra politicamente parlando. Però se si parte da una condizione di riconoscimento dell'altro, perché noi veniamo da anni in cui l'avversario non veniva riconosciuto, no? Tipo Berlusconi, no? Poi anche Renzi. Invece se c'è un riconoscimento reciproco, secondo me è una buona partenza. Sabina, il non ci hanno viste arrivare presuppone che si riferisca anche a qualcuno, cioè chi è che non le ha viste arrivare? Forse chi ha eletto la Schlein non l'ha vista arrivare sicuramente, perché tanto la davano sfavorita, giusto? Sì, appunto. Sì. Avrei scommesso tutto quello che avevo che vinceva Bonaccini, cioè io penso in tanti, no? Tu pensa che la mia vicina di casa è arrivata la sera lì, e noi siamo spesso convivialità tra vicini di casa, e mi ha detto: sono andata a votare, so alle che primarie. Ho buttato via il mio voto alle primarie, però ci tenevo a darlo. L'ha talmente buttato via che questa è passata, quindi nessuno l'ha buttato via, ma lì è intervenuta proprio la società civile, che aveva voglia di un cambiamento, che aveva voglia di una donna, perché sentite, il governo al maschile l'abbiamo visto lavorare, il governo al femminile mai. Purtroppo ci sono anche nei ministri troppi uomini, e lei ha affidato incarichi a troppi uomini. Però... posso dire l'ultima cosa, però io credo che a questo punto, visto che abbiamo il presidente del Consiglio donna e il leader del principale partito d'opposizione donna, adesso i posti è giusto che vengano dati in base al merito, non in base alla quota rosa. Ecco, esattamente la domanda che vi avrei voluto fare io, ovvero, ma la quota rosa a questo punto serve ancora? Cioè il fatto che le donne, non vedendole arrivare, siano riuscite a conquistarsi i loro spazi col merito... è giusto continuare a ripetere come giornate come oggi, no? Ricordare l'importanza, però è giusto guardare il merito, no? Poi ci mancherebbe. Sì, però cioè, allora, se siamo arrivati fino qui, dobbiamo dire comunque grazie alle quote rosa, anche se sono un grande bluff in realtà, perché io vedevo le liste elettorali, no? E c'erano le donne candidate dappertutto, in modo che poi le donne dovevano scegliere un collegio solo e facciano passare gli uomini. Quindi non ci servono assolutamente a questo livello, sono un bluff, sono un tradimento alle donne queste quote rosa. Per cui o le riscriviamo e le facciamo alla pari, come Dio comanda, e la piantiamo di candidare tutti dappertutto, oppure davvero li buttiamo via e quel che sono succede, uno specchietto succede. Per le allodole, sì, certo. Ecco, sì, anche perché molto spesso poi vengono utilizzate proprio da uomini che le mettono come tasselli, no? Sì. E questa è ovviamente... Io quando mi sento dire chi mettiamo lì serve una donna, ma come serve una sì, donna? Sì, sono d'accordo, ma anche questi ticket politici fatti alle elezioni regionali, cioè la donna non deve servirti per fare... Sì, però se in qualche modo io sono sempre stata contraria alla quota rosa, però come bandiera ideologica, però se serve per far entrare in un organo rappresentativo, certo, delle donne in più, va bene. Poi il problema è che le donne devono essere anche competenti, perché se una è lì solo perché donna non va bene. Assolutamente. Io non mi sento rappresentata da una donna incapace, mi sento rappresentata da qualcuno capace. Ma tu ti senti rappresentata da qualche donna in particolare in questo momento storico? Questo non rispondo. Non risponde. Allora, si avvale della facoltà di non rispondere al primo emendamento, come si può negli lo Stati Uniti. Lo chiederò a te, no, quinto. Sabina, lo chiedo a te, rispondi. Sì, 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 da tante. Ma io ti dirò, paradossalmente, anche dalle due leader, perché la Schlein mi piace molto la sua emancipazione, la sua apertura mentale, eccetera. E della Meloni mi piace la grinta e il fatto che sia stata brava, sei partita, l'hai detto tu Adriana, è partita dal 4%, nell'usare la comunicazione attraverso un ufficio stampa straordinario, evidentemente, che è riuscita a far arrivare un messaggio chiaro, quindi non erano più allarmi son fascisti, ma erano persone in grado di governare, eccetera, eccetera. E questo devo dire grazie al suo ufficio stampa, che è riuscito a dare un messaggio di lei del tutto nuovo. E per chiudere anche la questione del fatto di essere, lei dice: sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma. Quando ha portato la bambina non andava bene, quando l'ha lasciata a casa comunque non andava bene. Non va bene niente, ecco. Vabbè, ma anche Conte aveva portato il bambino, non mi ricordo dove, e l'avevano... Anche Salvini sul motociclo. Sì, cioè adesso hanno criticato tutti quando portano le mogli e i figli, quindi non... Basta. No, però secondo me l'altro valore aggiunto di queste due, di Meloni e Schlein, è che entrambe hanno dato un messaggio radicale e non più un messaggio di compromesso, chiaro. O di qua o di là.
Forse perché le donne sono chiare nelle cose, sì, in quello che forse scopo. Sì, siamo a meno, abbiamo meno grigi, no? O sì, neri o bianchi. Certo, poi secondo me è sbagliato continuare a pensare che la Schlein porterà il PD troppo a sinistra, ma non è vero, è una donna comunque equilibrata, una donna intelligente, una donna capace, e poi dicono viene da una famiglia per bene, va bene, beata lei che ha una buona formazione. E beata e chapeau anche alla Giorgia che invece dice vengo dalla Garbatella. Dalla Garbatella, sono una donna di cuore. Allora, eccetera. Ragazze, devo andare in pubblicità, ma siccome dopo l'argomento, cioè non è tutto rose, fiori e mimose, ma dopo la pubblicità ci sarà anche un argomento che è abbastanza pesante in questa giornata, vi addolcisco un po', ecco. Vi faccio vedere una ricetta prima della pubblicità a tema della nostra Silvia Visconti di Pasticcerando senza glutine, che così va bene anche per tutti, proprio. A tra poco. Ciao, io sono Silvia Visconti di Pasticcerando senza glutine e oggi cucineremo insieme una ricetta semplice e veloce per celebrare la giornata dell'8 marzo. Quindi mettiamoci all'opera per cucinare delle deliziose monoporzioni di tiramisù mimosa. Per prima cosa versiamo il latte e la scorza di limone in un pentolino e lo facciamo scaldare. A parte in una ciotola lavoriamo con una frusta a mano i tuorli e lo zucchero e poi uniamo l'amido di mais ed il latte caldo a filo. Riversiamo tutto il composto nel pentolino e facciamo cuocere a fiamma dolce per circa 5 minuti fino a quando la crema si addenserà. Passiamo ora al pan di Spagna. In una ciotola capiente lavoriamo con le fruste elettriche, lo zucchero e le uova intere fino a quando diventeranno spumose. Aggiungiamo le polveri setacciate, quindi vanillina, amido di mais, lievito e farina. Versiamo il composto in una teglia coperta con carta forno e facciamo cuocere a 180 gradi per circa 10 minuti. Passiamo alla bagna, semplicemente mescoliamo acqua, limoncello e zucchero e mettiamo da parte. Infine montiamo a neve la panna e incorporiamo la crema pasticcera ormai fredda fino a ottenere una crema soffice di colore giallo chiaro. Tagliamo il pan di Spagna ormai freddo a striscioline e poi a dadini. Questo è l'effetto mimosa. Possiamo ora comporre le nostre monoporzioni. Nei bicchierini poniamo un primo strato di pan di Spagna a dadini e lo bagniamo con la bagna. Poi copriamo con la crema e ripetiamo l'operazione un'altra volta. Terminiamo con i dadini di pan di Spagna e con una fogliolina di menta. Ecco i nostri dessert pronti da servire. Ecco gli ingredienti che ci serviranno per preparare 4 monoporzioni di tiramisù mimosa. Per la crema ci serviranno 300 ml di latte, 2 tuorli d'uovo, 50 g di zucchero, la scorza di un limone, 40 g di amido di mais senza glutine e 150 ml di panna da montare. Per la bagna avremo bisogno di 50 ml di limoncello, 30 ml di acqua e 2 cucchiaini di zucchero. Infine, per fare il pan di Spagna ci serviranno 4 uova intere, 70 g di zucchero, una bustina di vanillina senza glutine, 100 g di farina di riso senza glutine, 50 g di amido di mais senza glutine e una bustina di lievito per dolci senza glutine. Rieccoci in studio, allora vi abbiamo addolcite con questi dolci senza glutine. Che però quando vedo queste ricette, ma non solo queste, tutte le ricette che vedo nel mondo, è sempre tutto perfettamente pulito, non cade mai una goccia fuori dal bicchiere, fuori. Come fate? Poi in 2 minuti viene fuori una cosa. Siete bravissime, bravissime. Allora, appunto vi dicevo che vi avrei addolcite perché parliamo di questo sciopero della giornata di oggi, c'è uno stop al lavoro per molte donne, i lavori domestici. Ci sono delle motivazioni sui diritti delle donne alla base di tutto questo, arriviamo a parlarne. C'è in collegamento con noi Andrea Cherchi di Semplicemente Eccomi. Milano. Ciao! Ciao, grazie per l'invito. Grazie a ciao. Te, vediamo sempre le tue fotografie, tu sei giornalista, fotografo, insomma, nel nostro palinsesto, ma oggi vogliamo che tu ci dedichi qualcosa per la donna, per le donne, qualche curiosità che hai scovato a Milano.
Allora, ci sono, allora partiamo da, da una curiosità che, vabbè, non, sulla quale non ci soffermiamo troppo. Milano è stata la prima città ad avere una statua dedicata ad una donna. L'ha fatta Rachele Bianchi, l'ha fatta una donna che si chiama Rachele Bianchi, una grandissima scultrice, è in via Vittor Pisani, però non è stata dedicata a nessuno, non rappresentava nessuno, rappresentava una donna. Poi a seguire sono arrivate invece le altre statue che hanno avuto un connotato, e un connotato anche prezioso, perché per esempio si è partiti con la primissima... Ti sei frizzato, per arrivare. Ci sono? Mi vedete? Esatto, allora partiamo dalla statua di Margherita Hack, perché ci siamo persi. Ok, partiamo da Margherita. Allora, Cristina Trivulzio Belgioioso è stata la prima, poi la vedremo dopo. Seconda statua dedicata ad una donna, ma io spero che ne arrivino ancora tante, è quella Margherita Hack nei giardini della, dell'Università Statale della Cacca Grande. E, ed è stata una vera e propria sorpresa, meritatissimo. Però fra tutte le donne alle quali uno poteva pensare, era la seconda, quindi sicuramente Margherita Hack è stata una bella sorpresa. Una bella sorpresa ritrovarla nei cortili di un'università dove lei comunque non ha insegnato lì, però dove comunque lei ha dato tutto il suo sapere nel mondo universitario, e soprattutto trovare una donna grintosa, fuori dagli schemi e soprattutto senza peli sulla lingua, ma in tutti i campi, no? Quando uno pensa a una donna senza peli sulla lingua, pensa ad una donna che magari è severa, ti dice frasi colorite per farti fare delle cose. Lei non aveva peli sulla lingua neanche nel suo studio, nello studio della fisica, dell'astrofisica. Ha veramente scoperchiato dei mondi incredibili dove gli uomini sono rimasti sorpresi, ma davvero, davvero anche tanto, perché comunque quando lei enunciava le sue teorie, gli uomini stavano ad ascoltarla come per dire, ma questa è matta. Ecco. E poi ha avuto ragione, ragione quindi, lei. Se noi andiamo a Milano, nell'Università di Statale troviamo allora, questa statua. Università Statale, prendiamo, allora se non siete pratici di Milano, prendete come riferimento o l'Università Statale oppure via Sant'Antonio, che vi porta direttamente, una viuzza molto bella, molto carina, c'è anche una chiesa, l'omonima chiesa molto, molto particolare, vi porta direttamente ai giardini dell'Università Statale dove si invece trova... la prima statua dedicata a una donna era quella di Cristina Trivulzio di Belgioioso, corretto? Esatto, questa è proprio in pieno centro, beh anche la Statale in pieno centro dove c'è la casa del Manzoni, quindi a un passo da Piazza Meda, proprio un metro da Piazza Meda, sì. C'è la casa del Manzoni, lì nel, sul sagrato, di quello che era il sagrato, che adesso è un pezzo di strada, non transitabile, però comunque un pezzo di strada, hanno collocato la statua di Cristina Trivulzio di Belgioioso, che è stata un'altra bella figura del Risorgimento. Lei è vissuta lungo tutto il 1800, è nata agli inizi del 1800 ed è mancata pochi anni dalla fine del, del 1800, e ha praticamente è stata una donna del Risorgimento ed è stata una delle donne più innovative in assoluto per i suoi tempi. Era una persona intanto che frequentava uomini, perché uomini intellettuali ovviamente, uomini, si circondava di uomini eclettici come pittori, artisti, poeti, e allora per l'epoca era già innovativo questo, ma poi difese proprio gli ideali anche di poeti, scrittori che erano caduti in disgrazia proprio perché in qualche modo erano, avevano detto la loro opinione, avevano detto la verità ed erano stati un po' messi da parte. Lei li ha sempre difesi, anche a costo di mettersi proprio in prima persona, di metterci la faccia, cosa che sempre fece per tutta la vita. Ed è, tra l'altro, voglio dire una cosa, sì, senza nulla togliere la statua di Margherita Hack, che è molto bella, però la statua di Cristina Trivulzio di Belgioioso è anche un capolavoro, perché è proprio bella, reca dietro una scritta, andate a vederla. Ma una dove scritta... la troviamo per vederla? Allora, la trovate, in andate in Piazza Meda, poi girate un attimo l'angolo, a questo punto vedete immediatamente la facciata della casa di Manzoni, e lì trovate la statua. Quindi la vedete già. Potete andare dove in zona centrale, in zona Duomo, certo, e vederla Duomo, davanti, sì, al... dove c'è il disco di, famoso disco di Pomodoro, il disco in Piazza Meda, arrivate al disco, girate lo sguardo, trovate sia la casa di Manzoni sia la, la statua. Allora, ti lasciamo girovagare ancora, torniamo da te, trovaci un'altra indiscrezione. E... un'altra donna. Un'altra donna e torniamo assolutamente da te. Nel mentre, appunto, oggi è la giornata di sciopero, stop al lavoro, lavori domestici, a tutto quello che rende la donna qualificata di genere. Come cioè, donna. Oggi non facciamo niente in casa. Oggi non facciamo niente.
niente. Oddio, io... Però, cioè, è imposto, tutto quello che è imposto sulla base del genere non va fatto. Per dire, adesso i miei bambini a scuola oggi escono 2 ore prima. Ah sì? Ma perché? Perché si astengono dai consumi, dai generi, dai cortei, da tutta questa cosa. C'è anche lo sciopero dei mezzi oggi. Sì, certo. Che per fortuna non è così pronunciato. Non è devastante. Non è devastante, ecco, esatto. Volta ma no. Secondo te, Sabina, ci sono ancora questi lavori? C'è questa cosa del lavoro in casa così discriminato? Ma è, guarda, a dire la verità, io nei miei studi ho verificato che mentre noi donne dai lavori domestici ci sentiamo frustrate, gli uomini no. E che li facciano sempre loro! Esatto, esatto. Ma guarda, è vero, loro sono contenti di far vedere che puliscono bene, che sono bravi, che cucinano meglio di noi. Poi la cucina è addirittura una cosa su cui si battono. Beh, i grandi chef sono maschi. Esatto. Per cui va benissimo sentirsi un po' frustrate e quindi non farli. Ecco, questa è la ricetta. Però io vado controcorrente. Ma secondo te c'è questa lotta uomo-donna? Secondo me noi certe cose le facciamo meglio. Cioè, sì, cioè, se io adesso dico una cosa terra-terra, ma se dopo cena io pulisco il tavolo dove ho mangiato, lo fa mio marito, se lo fa lui restano tutte le macchie. Ma magari tuo marito non è portato. Ho capito, ma nel mio caso specifico io faccio le cose da donna, lui porta le valigie che sono più pesanti. È così, Kerky, cioè, non siete portati, cioè tu sei uno bravo, sei tremendo. Cioè non siamo uguali, io sono contraria a questo modo di dire, siamo tutti uguali, non è vero. Cuciniamo quando abbiamo voglia, io dico, parlo per me, per i miei amici, quindi non so, dico, mia moglie si chiama Erika, dico: Erika, pulisco io, faccio io, sguardo di grande sorpresa da parte di mia figlia e di mia moglie, faccio io. Però se poi la sera dopo mi dice: Andrea, puoi fare tu, magari mi sento un po'. Ma tu lo fai bene come tua moglie, lo fai meglio o lo fai peggio? Allora, mia moglie e mia figlia mi dicono: tu pulisci il pavimento con le salviette umidificate, quindi lo fai peggio. Sì, ma però è più veloce. Vabbè, quindi dai ragione a me. Ma sì. Allora, Sabina, ci sono due cose, no? Da una parte il fatto che a volte siamo state noi stesse, magari in passato, magari non nel presente, ci mancherebbe, però non farlo perché non sei capace, non farlo oggi, non farlo domani, alla fine noi li abbiamo diseducati. Ma secondo te le nuove generazioni, che donne si troveranno? Cioè, troveranno delle donne che dicono: guarda, non farlo che non sei capace, oppure tieni e arrangiati? Purtroppo, lo dico a mio discapito, vivono un po' sul nostro esempio, e io sono così, non farlo perché mi fai perdere tempo. Esatto. E per cui alla fine io lo faccio in 2 minuti, lui ci mette 3/4 d'ora. Che siamo tutte uguali? Purtroppo. Ci mette 3/4 d'ora e lo fa peggio. Sì, noi lo facciamo noi in 10 minuti, lo facciamo meglio. Siamo più veloci, non c'è niente da fare. Ma quindi perché è inutile siamo fargli corsa. Fare una roba che, ripeto, la valigia pesante la porta l'uomo che è più forzuto. Cioè, allora, sì, però c'è anche proprio il pregiudizio del fatto del ti aiuto, cioè questa cosa che c'è nella mentalità generazionale. E io ringrazio. Se mi svuota la lavastoviglie gli dico grazie. Invece non dovrei la dire nuova grazie. La mentalità è compito, è vero, di tutte e due, la donna e l'uomo, sì, lavorano, sì, è vero, tutti e due sì. Si devono, quindi non c'è il grazie che mi avevi portato il bambino a scuola, sì. Oppure il ti aiuto, ma ci dividiamo equamente. Però qua quindi siete voi che dovete educare i figli maschi, lo dico a te perché lei c'ha la figlia femmina. Tu hai il figlio maschio, devi educarlo già da piccolo. Questa cosa qua, perché allora, c'era un noi siamo stati aforisma, educati diversamente. Non so se me lo ricordo, se no vado in pubblicità ve lo trovo. Comunque, educa tuo figlio affinché abbia una moglie, sì, non una schiava, educa tua figlia affinché sia libera. Poi questo era un po' il concetto. Certo. Allora, abbia un uomo e non un padrone, una roba del genere. Sì, beh, allora, questo è un po' radicalizzato, il padrone, padrone, per carità. Dai, è una nuova mentalità che è portata avanti da uno sciopero che si impone non soltanto al di là dei lavori domestici, ma su temi fondamentali. Li vediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio. Allora, rimaniamo collegati con Andrea Kerky di Semplicemente Milano. Per cosa ci hai scovato? Sei andato in giro? Sì, allora vi dico questo perché non molti lo sanno, non tacciatemi di essere un saputello. Io studio la storia di Milano da tanti anni, per cui poi la metto a disposizione di tutti, perché secondo me tramandare la storia è la cosa più bella. E, diciamo che la scoperta che ho fatto tanti anni fa è che la stazione centrale è intitolata ad una donna, è intitolata a Santa Cabrini. Non lo sa quasi nessuno, anche perché io non la lo stazione sapevo. Centrale no. È un luogo. Io non lo sapevo.
è un luogo dove ci arrivi in fretta, vai via in fretta, insomma quando arrivi dopo un viaggio hai voglia solo di prendere un taxi ed andare a casa, e quando invece ci arrivi per partire sei magari in ritardo e non hai... Collocata proprio all'ingresso, un po' piccolina come targa, però c'è, ricorda appunto i viaggi di Santa Cabrini, alla quale è intitolata la stazione. Qualcuno storce un po' il naso storicamente, perché la Santa Cabrini è morta nel 1917, qualcuno dice la stazione centrale, però è successiva. In realtà c'era già un nucleo di binari, c'era già comunque una piccola stazione. Giustamente nella scritta, nella targa c'è scritto che qui viaggiò tanto, insomma si lascia immaginare che lei fosse di casa in stazione centrale, ma in realtà magari non è così. Però ci piace comunque pensare che sia intitolato a lei, perché è stata una donna coraggiosa, è stata una donna che ha girato il mondo, che ha conosciuto veramente, all'epoca non era consueto, ha conosciuto veramente mondi diversissimi e li ha riportati in Italia, quindi sì. Ha avuto veramente tanto coraggio. Scusa, infatti, ma sembra, magari... dalla foto sembra a cielo aperto, cioè è dentro, allora, alla stazione. No, la statua che ti ho messo è per farti vedere Santa Cabrini, che ha addirittura un'aguglia dedicata sul Duomo. Ah, è sul Duomo di Milano, sì. Questa. Sul Duomo, ecco, di Milano, ah. L'aguglia, la scritta, la targa invece è quella che c'è nella stazione, nella stazione centrale. Senti, correggimi se sbaglio, avrebbero voluto e dovuto, in realtà non l'hanno fatto, dedicare a lei anche l'aeroporto di Malpensa. Caspita, hanno aperto delle grandi discussioni. A volte, sai, le intitolazioni che secondo me andrebbero veramente fatte il più possibile alle donne, perché comunque il coraggio delle donne, soprattutto nel 1800, nei primi del Novecento, è stato un coraggio che poi è stato sottovalutato dopo, però è stato un coraggio incredibile, perché allora, pensate, la donna non aveva nessun titolo di intervenire anche in una discussione pubblica, e quindi pensate a Margherita Hack, pensate a Cristina Trivulzio di Belgioioso, pensate alla Santa Cabrini, che invece hanno stravolto le regole. Hanno, ecco, fatto una fatica, la fatica doppia. Lei è andata in America, ha trattato con i mafiosi, sì, per aprire un ospedale, sì, cioè era una donna straordinariamente, e arriva, non solo arriva dall'Italia, arriva da un paese, perché arriva, sì, da Codogno, quindi fatica tripla. Cioè, fatica, hai capito, tripla. Da Sabina, un paesello. Come ti prendono quando vai in carcere gli uomini? Cioè, prendono bene la tua figura? Ti, sì, sei sentita in qualche modo mai? No, perché io sono una che sa farsi rispettare, cioè, e poi rido, scherzo, eccetera, però secondo me le distanze le sentono loro, no? Cioè, sentono che possono arrivare fino lì e non andare oltre, e lo capiscono senza parole, guarda, basta uno sguardo e loro capiscono. Infatti io questo lo dico sempre anche alle ragazze, eccetera, dico: ragazze, non c'è bisogno di imporre. Corsi. Basta un'occhiata. L'autorevolezza, sì, non è l'autorità. Esatto. Giusto. Io poi dico ti meno, cioè, voglio dire, quando fanno allora... casino io li minaccio, però per ridere, voglio dire, ma no, mi prendono bene, anche perché sono 12 anni però, che sono lì. Però Adriana, la vicenda che abbiamo seguito di cronaca, no, senza arrivare alle tue situazioni di carcere, di cui ti invitiamo poi un giorno. Sì, parlare, dobbiamo parlare. Sì, una puntata, sì, sulla, cioè, assolutamente, sul carcere. Però Lentieri, il caso eclatante dell'anno di Messina Denaro, sì, ci riporta a una condizione molto diversa tra alcuni paesini dell'estremo sud e questa, diciamo, rivoluzione, che è questo attivismo di Milano, della, sì, grande Milano. C'è ancora una bella differenza, sì, che non si può sottovalutare, nel senso che c'è proprio un mondo diverso, no? Lui che sua figlia la quasi la disdegna perché fa parte di una nuova mentalità, perché la figlia a sua volta non voleva avere a che fare con lui, la sorella, no? Che ci riporta al padrino praticamente, sì. E beh, ma nei paesi nel profondo sud adesso non sono tutti così, per ma anche nel profondo nord, diciamo, forse ragazzi, la differenza non è tanto tra sud e nord, ma tra paese e città e metropoli. E comunque la realtà della mafia, purtroppo, è una realtà che è un mondo a sé, che purtroppo esiste ancora, e con il quale noi facciamo anche un po' fatica. Io comunque mi sono fatta delle domande, ragazze. Sì. Adesso, innanzitutto, va bene, i preti hanno un segreto professionale. I medici, anche loro, non so perché adesso si accaniscono col medico che curava un malato quasi terminale, cioè, e doveva raccontarlo. Ma io ti dico che se Messina Denaro fosse stato il mio vicino di casa, avrei
avuto paura anch'io a denunciarlo, certo. Perché uno mette a rischio la propria vita, sì, per un senso di giustizia, però se poi ti fanno fuori la famiglia per il senso di giustizia che hai tu, no, certo, tu prima fai due calcoli, devi, certo, interrogarti, guarda, ne parliamo, facciamo proprio un approfondimento su questo perché è molto bello. Oltre alle statue che possiamo vedere, appunto la dedica alla stazione centrale di Milano, la guglia del Duomo di cui ci ha parlato Andrea, chi viaggia oggi, chi si mette in auto, trova delle panchine rosse anche nei punti delle autostrade, che sono, certo, dedicate anche queste al simbolo, come alla lotta di violenza di genere, cioè che non è, sai, che c'è il giorno con le scarpe rosse che tu hai anche oggi, esatto, io le scarpe possiamo farle vedere, facciamo vedere la scarpa rossa della, yeah, Stefania, belle. Allora, però non è la giornata della violenza contro la donna, c'è una violenza di genere che è più sottile, sì, ma che comunque pesanti. Io vorrei chiedere se nel vostro lavoro vi è mai capitato, no, che ci sia magari una violenza di genere o comunque nella vita. Mi è capitato di fare più fatica degli uomini, questo sicuramente, ma mi capita tuttora, voglio dire, perché magari ti ascoltano un po' meno, perché insomma fai fatica, dai, a imporre quello che sei, fai fatica a farti conoscere, molto spesso ti ritrovi anche a parlare di cose magari che conosci poco e di non parlare di cose invece che conosci molto bene, e quindi sì, queste sono forme di violenza che non sono tanto una violenza fisica ma quanto una sottomissione mentale, no, da parte del tuo interlocutore, che ti tiene. Poi ho la fortuna di lavorare con Francesco Vecchi, che è avanti in questo, poi è uno giovane, uno che secondo me è cresciuto col discorso della parità di genere, quindi è molto aperto, però insomma non è sempre stato così, ecco, io ricordo anche dei capi redattori che tiravano i cucchiaini. Al volo, Adri! No, ma io sono una mosca bianca, no, io sono stata anche abbastanza underdog, nel senso che non mi hanno sentita arrivare, però una volta mi è capitato con una ministra, io conducevo il programma di politica, ero giovane, sì, è arrivata una ministra, io l'ho salutata e mi ha detto: chi conduce? Non era possibile, io, giovane donna, che conducessi oltre lo show di politica. Certo. Ecco, quello è stato l'unico episodio, ma in realtà no. A me sai chi ha bistrattato? Amedeo Minghi. Ah, Amedeo Minghi lo stavo intervistando, ero proprio all'inizio, no? E avevo le trecce, ero così un po' sfigatella. E ti ha detto: chi sei tu? Senti. E mi ha detto: no, no, guarda, scusa, non ho tempo da perdere. Ma io che lo amavo, io da lì un po' lo amavo, non lo amo indigesto. Più. Ma quindi tu prima della Greta Thunberg avevi le trecce tu, sì, non ti vedo con le trecce, avevo così codinico, ma no, ma ci sono delle foto di quando facevo Marchette, che se voi mi vedete con gli occhialini e i codini, ma perché ero un po' la miss del teatrante, no, sai, un po', ma portaci qualche foto la, sì, ma le troviamo, sono divertentissime. Invece, per concludere, oggi quindi non lavorerete nemmeno a casa, non pulirete? Sì, però no, sì, lo dicevo prima, se io faccio lo sciopero, non pulisco, non faccio niente a casa, non faccio il letto, poi stasera mi trovo tutto il disastro io, non è che me viene un angioletto, ma me magari fa. Tuo marito va a casa prima di te, ti sistema, no, stasera torno scioperato a casa prima io, quindi no. Magari è già passato in pausa pranzo. Allora, Andrea Cherchi, tu tornerai a casa, non troverai fatto il letto, capirai che devi farlo tu perché lo sciopero è servito a qualcosa. Allora, noi, no, abbiamo da tempo risolto il letto, non lo rifacciamo. Beh, questa è una soluzione. Allora, per quanto riguarda il discorso lavastoviglie, io sono molto furbo. Quando tocca a me togliere i piatti, ne tolgo solo due o tre e poi guardo mia moglie e dico: guarda, non ha lavato bene. No! No, questo sei, è terribile, sei veramente terribile. È un trucco anche per una donna, comunque non... Certo. Senti, prima di lasciarti andare, ma quella statua della Cabrini del Duomo dov'è? Cioè, chi circumnaviga il Duomo? Appena sali con l'ascensore, non con le, sì, scale, con l'ascensore, per avere accesso alle terrazze, esci dall'ascensore, la prima statua che vedi, alzi il naso, tutti lo fanno perché comunque, sì, vedi subito il cielo, la prima santa è Santa Cabrini ed è una santa alla quale hanno dato molta importanza, giustamente, la veneranda fabbrica del Duomo. Senti, grazie, ma Andrea, giustamente, ti devo salutare. No, no, posso chiedere, Giuseppe, Andrea, perché dicevano cattiva come la Cabrini? Questo, la prossima puntata me la devi dire perché va bene, è una santa.
Ciao, ciao Andrea Cherchi di Semplicemente Milano. Grazie Sabina Neri. Grazie a voi, è sempre bello essere qui. Adriana Sauro. Grazie, grazie a tutti. Poi noi ci rivediamo questa sera dentro l'armadio alle 23:30, puntata speciale anche quella sulle donne. Vestirò anch'io di giallo allora. Sì, e io non più però, me lo tolgo. Grazie per averci seguiti, grazie per i fiori. Un saluto a tutti, a domani. Ciao. Ciao. Ciao.